Eravamo rimasti a pagina 56. Tristezza perché sapevo da tempo che ciò era inevitabile, e sollievo perché ora avrebbe potuto andare alla guerra e, sotto l'egida del massacro generale, sfuggire alla specifica e personale carneficina di cui aveva accettato la responsabilità. Era sempre stato un sostenitore dell'unione fra gli stati, perché gli dispiaceva che una cosa che era stata messa insieme a caro prezzo venisse sommariamente sciolta e distrutta. In questo, il suo punto di vista non era molto diverso da quello dell'uomo di Washington, che sarebbe diventato il suo comandante in capo per 4 anni. Uno era un grand'uomo e l'altro soltanto un pistoliero dei territori del sud-ovest, ma se si fossero conosciuti avrebbero scoperto di avere qualcosa in comune. Dan Blaine raggiunse Abilene allo scoppio della guerra e si arruolò nel reggimento cavalleria degli Stati Uniti che vi si stava formando. Combatté con quel reggimento. Per tutti e 4 gli anni di guerra fu ferito 2 volte e si meritò 3 decorazioni, una delle quali fu la medaglia all'onore del Congresso. Ma nessuno, nemmeno Lisa Denton, lo venne mai a sapere. Mentre era coricato sulla riva del fiume, perduto nelle sue fantasticherie, Dan fu richiamato alla realtà dal rumore di un pesce che saltava fuori dall'acqua e poi vi si rituffava. Oh, pensò, rizzandosi a sedere. Cominciano a cibarsi. Guardò il sole e vide che mancava un'altra ora e mezza al tramonto. Se voleva pesci per cena, doveva andarsi da fare. Andò tra i pioppi e li esaminò finché trovò un lungo ramo che sembrava possedere il giusto grado di rigidezza. Estrasse il coltello a serramanico e recise il ramo alla radice. Lo scortecciò in fretta, le strisce di corteccia si staccavano facilmente dal legno verde e gonfio di linfa. Quando ebbe finito, si avvicinò alle bisacce da sella e ne tolse ami, filo, peso e sughero. Poi, col barattolo pieno dei vermi che aveva disotterrato quel mattino, andò a sedersi sulla riva del fiume e preparò la lenza. Era un congegno veramente semplice, quasi lo stesso che usava per pescare quando era ragazzo nel Missouri. Legò alla rama un pezzo di filo sufficiente a raggiungere l'acqua. Poi il sughero, quindi un altro metro e mezzo di filo dalla cui estremità fissò il peso, e per ultimo l'amo. Poi infilò accuratamente sull'amo un verme e lanciò il tutto abbastanza lontano, sull'acqua, in modo che il sughero galleggiasse su un punto profondo. Dopo 5 minuti, che era la seduta in tensione, il primo pesce abboccò. Dan ritirò con la forza la lenza. E un attimo dopo un bel pescione boccheggiava e si dimenava accanto a lui sulla riva. Dan l'uccise con un colpo in testa e infilò sull'amo un altro verme. Altri 5 minuti e pescò un secondo pesce. Poi parvero di radarsi. Torneranno, pensò Dan, piegandosi all'indietro per poter scrutare l'orizzonte oltre il fiume. Era una sera limpida e la macchia di polvere era tanto lontana che al principio gli sfuggì. Poi rimase a guardarla per un po', cercando di distinguere se erano uno o più cavalieri. Non era sicuro quando conficcò nel suolo il ramo e andò a prendere dalla sella il cinturone della pistola. Quando se lo fu appibbiato, tornò al suo posto e riprese a pescare, tenendo pensosamente l'occhio alla macchia di polvere che si ingrossava nell'avvicinarsi. Capitolo quinto. Quando infine il cavaliere sbucò dai pioppi che costeggiavano il fiume, Dan Blaine era pronto a riceverlo. Al suo avvicinarsi aveva constatato che si trattava di un uomo solo e non se n'era preoccupato.
Aveva seguito lo scalpitio del cavallo in attesa che il cavaliere passasse attraverso la cortina degli alberi. Quando le sbucò, il cavaliere fece fermare bruscamente il suo cavallo e i due uomini si guardarono in silenzio. Un bel ragazzo, pensando a un giovanottone prestante venuto dal nulla e diretto chissà dove. I suoi occhi afferrarono rapidamente i dettagli dell'equipaggiamento dello sconosciuto. Una buona sella, forse con un po' troppe rifiniture d'argento. E un cappello nuovo di zecca che contrastava coi pantaloni di tela e la camicia logori. Staffe ornate di frange di pelle piuttosto stravaganti. E che bella pistola, pensò adesso, saprà usarla. Cercò il segno rivelatore del pistolero, o aspirante tale, e lo trovò. La cinghia di cuoio che assicurava la fondina alla coscia. Quel giovane ne ricordava se stessa la medesima età. Il pensiero lo fece sentire vecchio e lui lo scacciò dalla mente. Maledizione, pensò, non ho proprio voglia di compagnia. Ma c'erano certe norme di ospitalità che doveva osservare. Salve, salve, ti piace il pesce? Non vorrei disturbarla. Non mi disturbi affatto, ne ho già presi due ben grossi e sono sicuro che ne prenderò delle altre. A sufficienza per tutti e due.